Ciao da Arsim, giorno dopo Juventus-Bologna 2-1, tralasciamo tutto quello che riguarda l'aspetto arbitrale perché ne ho già parlato, dobbiamo parlare di prestazione, dobbiamo parlare di campo, dobbiamo parlare di tattica e dobbiamo parlare di Maurizio Sarri, che si vedeva a mio avviso ieri nelle dichiarazioni ai microfoni post partita che era veramente soddisfatto. Non al 100%, ma comunque era preso da un'enfasi per la prestazione della partita, se non altro perché diciamo, era stimolato a parlarne, ad analizzarla, perché aveva veramente tanta voglia di parlare della partita, non ha fatto neanche terminare le domande ai giornalisti in conferenza stampa, soprattutto quando si è parlato di definire la partita di Rabiot. Ha detto Rabiot molto molto bene, ha fatto una partita con ottima personalità ed è cresciuto con l'andare dei minuti, quindi giudizio positivo sulla partita di Rabiot da parte di Maurizio Sarri, che in effetti Rabiot ha fatto una buona partita anche guardando i numeri, ma soprattutto Sarri si è distinto nel post partita di Juventus Bologna per un altro concetto espresso, palesato, manifestato in maniera grandiosa dal mio punto di vista, e cioè il discorso sulla gestione delle partite. Ha detto: ma perché si deve gestire? Dove sta scritto che dobbiamo gestire? Che significa gestire? Quando hai la partita in pugno, quando puoi segnare da un momento all'altro, ma al tempo stesso non ti dimostri capace di capitalizzare le occasioni che crei, perché devi fermarti? Perché devi gestire? Perché devi aspettare? Perché non devi andare ad aggredire la partita? La contrapposizione, gestione, aggressione. E ha detto, a livello di dispendio fisico ci passa un 1% di differenza tra gestire e aggredire. È stancante anche gestire. Allora, se comunque devi consumare quelle energie, grosso modo, ma parliamo veramente della stessa quantità e qualità di energie psicofisiche spese in campo, tanto vale che la partita la aggredisci, perché se la gestisci, ha detto, finisce come stava per finire, che al 93esimo e passa ti capita di subire un'occasione da gol clamorosa. Non sarebbe mai stato gol quello di Santander, né prima né dopo, perché c'era un fuorigioco originario prima del colpo di testa con cui prende la traversa, ma comunque una situazione di gioco molto pericolosa nella quale rischi di buttare all'aria quanto di buono hai fatto per tutta la partita e soprattutto i 3 punti, anzi in questo caso 2 di 3 punti. Quindi siamo veramente ad una filosofia diametralmente opposta rispetto a quella di Massimiliano Allegri, e non mi biasimate se nomino Massimiliano Allegri, non dite smettila di parlare di Allegri, godiamoci la Juve, perché per me questa opinione non ha alcun senso. Godiamoci la Juve è un conto, analizziamo la Juve è un'altra cosa, e sono due cose che vanno su binari paralleli che non vanno in contrasto. Io posso godermi la Juve, ma poi analizzarla prima e analizzarla dopo. Nel frattempo me la godo, ma poi voglio capire perché me la sto godendo, che cosa mi sto godendo, che cosa sto vedendo. E nell'analizzare devi tirare in ballo Massimiliano Allegri, perché fino a pochissimi mesi fa era lui l'allenatore. E quante volte abbiamo discusso del discorso della gestione delle partite, del fatto di staccare la spina, i giocatori staccano la spina. Forse non erano i giocatori che staccavano la spina, era la mentalità che veniva data ai giocatori che non consentiva a certi ritmi di mantenere la concentrazione per 90 minuti. Perché se non hai quella mentalità di aggredire comunque la partita, in qualunque situazione di risultato ti trovi, rischi tanto, rischi tanto. Il problema non è che abbiamo vinto 2-1 rischiando di prendere il 2-2, il problema è che abbiamo gestito invece di aggredire per larghi tratti di partita. Lo ha detto Sarri, dopo i primi 20 minuti iniziali che sono stati ottimi, la squadra è passata all'atteggiamento di gestire invece che chiudere la partita. Ed è successo la stessa cosa nel secondo tempo dopo un inizio formidabile. E a me questa cosa, ha detto Sarri, non è piaciuta affatto. Siamo, ripeto, ad una filosofia diametralmente opposta. Sarri, forse per la prima volta, ha esplicitato, da quando è allenatore della Juventus, questo concetto e questa ha palesato, sottolineato questa discrepanza, questa opposizione proprio netta tra la gestione e l'aggressione delle partite. In che modo la Juventus ha aggredito la partita? Ve lo mostro con la heat map di Who Scored. Guardate, guardate questi graffi rossi sulla tre quarti offensiva, guardateli. Ma soprattutto guardate la continuità e la compattezza della nostra zona di gioco, tenendo conto di questi che sono i tocchi di palla,
fino a dentro l'area di rigore. Io della Juventus recente, e sapete che ho analizzato tutte le partite degli ultimi mesi, più di un anno, non ricordo assolutamente mai una prestazione raffigurabile in questo modo, cioè per quanto riguarda l'aggressione alta, per quanto riguarda la costruzione di gioco offensivo, per quanto riguarda l'occupazione degli spazi avanzati e nell'area di rigore, io non ricordo una partita di questo tipo. E non è stata neanche la nostra miglior partita, anzi, come ha detto Sarri, per quasi metà partita complessivamente abbiamo gestito invece di aggredire. Nonostante questo, guardate quanti tocchi abbiamo fatto nell'area di rigore e come ci siamo arrivati, ripeto, con continuità di gioco. Non saltando delle linee, non saltando dei passaggi, non affidandoci all'iniziativa individuale dei giocatori, nonostante Ronaldo sia stato formidabile e decisivo, ma è stato determinante anche Higuaín, che di tocchi di palla ne ha fatti tanti, che ha giocato molto per la squadra tutta la partita, praticamente per la squadra. Con grande sacrificio e abnegazione, ma anche con grande tecnica e qualità, perché si dice sempre che il centravanti boa, l'attaccante che ti tiene alta la squadra, debba fare a sportellate e debba fare i contrasti. Higuaín non ha fatto contrasti e sportellate, era sempre in anticipo sul pallone, quindi non aveva neanche bisogno del corpo a corpo. Ci ha messo la tecnica, ci ha messo l'intelligenza, ci ha messo la qualità e ci ha consentito di fare questo grande gioco. In una partita, parlando di dominio e di occupazione degli spazi, parlando di gioco offensivo, in cui la Juventus ha realizzato 23 tiri totali, di cui 10 in porta e 16 da dentro l'area di rigore. Sono numeri che si spiegano e si raccontano da soli, non ci sarebbe neanche bisogno di commentarli. In più, 64% di possesso palla a ovviamente 36, dato complessivo sui 90 minuti. Contro una squadra che fa possesso palla, lo dicevamo ieri, come gioca il Bologna, fa possesso palla medio in questa Serie A del 56,6%, gliene abbiamo fatto fare il 36-20% in meno rispetto alla media, cioè capite il peso specifico del nostro possesso palla, che è stato un possesso palla non di eccessiva qualità, perché infatti Sarri, in particolare a DAZN, ma anche in conferenza stampa, ha detto c'è una linea sottile tra il possesso palla di sostanza e il possesso palla fine a se stesso nella nostra squadra, perché abbiamo giocatori di qualità, dobbiamo mantenerci sempre qualche centimetro al di qua di quella linea, rimanendo nel possesso palla di sostanza, che ha detto Sarri non abbiamo fatto per tutta la partita. Però comunque questo possesso è stato fatto, il palleggio è stato comunque efficace. E parlando di palleggio, ha anche detto che dobbiamo, dopo aver fatto questa fase iniziale, superato questa fase iniziale del campionato in cui creavamo di meno da un punto di vista offensivo, perché c'era ancora bisogno, di raggiungere l'obiettivo intermedio velocità del palleggio, adesso siamo al punto ideale per capitalizzare questa grande qualità. Su questo Sarri è stato abbastanza determinante, determinato e de duro nei confronti della squadra, ovviamente con la sua professionalità e senza bacchettare significativamente nessuno, ma sottolineando come le occasioni da gol vanno sfruttate. Cioè questa partita poteva tranquillamente, noi il 3-1, perché sull'1-0 non abbiamo tanto rischiato di fare il 2-0, ma dopo sull'1-1 nel secondo tempo il 2-1 e poi il 3-1 abbiamo avuto tante occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. È lì che passano i 3 punti, è lì che passa la stagione, è lì che passa la nostra crescita, il nostro rendimento e le migliori prestazioni che dobbiamo andare a fare. In un palleggio, tornando ai dati, che ci dice 226 passaggi verso il terzo offensivo su 606 totali, fonte sempre WhoScored. E andando ai singoli giocatori, perché vorrei anche farvi uno zoom sui singoli giocatori, intanto vi mostro la heatmap di Khedira, perché secondo me Khedira è stato il peggiore in campo o uno dei peggiori. Da che cosa si vede? Da questa scarsa partecipazione al gioco. Nei suoi circa 60 minuti ha toccato 28 palloni. Sono troppo pochi. È tornato un po' il Khedira avulso, il Khedira anonimo, ma soprattutto quello che secondo me ha pesato in negativo della prestazione di Khedira non è neanche tanto il toccare pochi palloni, che è nelle sue caratteristiche, ma il fatto di riuscire poco a difendere in avanti. Si è fatto scavalcare, si è fatto sormontare diverse volte, si è trovato in ritardo diverse volte, in difficoltà a dover rimontare all'indietro
il contrattacco del Bologna. Non che ne abbiano fatti tantissimi, però relativamente alle occasioni che si sono venute a creare, Khedira, secondo me, è stato un po' in ritardo e ha difeso poco in avanti. Mentre voglio guardare anche uno zoom, fare anche uno zoom sulla prestazione di Bernardeschi, definito da molti come lui il peggiore in campo. Sarri ha spiegato che Bernardeschi in quel ruolo fa fase difensiva. Fase difensiva avanzata, che consente tra l'altro la manovra della Juventus, quindi è un apporto quello di Bernardeschi molto molto utile alla manovra, al palleggio, alla costruzione offensiva, perché inevitabilmente toglie qualche linea di passaggio agli avversari e quindi migliora le nostre linee di passaggio, le lascia più pulite, quindi si sacrifica Bernardeschi. Poi però è chiaro che pesa il fatto che è stato uno dei due peggiori con Ronaldo. Per quanto riguarda la precisione dei passaggi, 81%, Ronaldo 72%, ma non ci badi più di tanto perché, diciamo, o meglio, sì, ne tieni conto perché è un dato molto negativo quello di Ronaldo rispetto alle partite precedenti, ma che si inserisce proprio nel discorso della qualità del palleggio e del palleggio di sostanza o fine a se stesso. L'ho detto anche già a fine primo tempo, mi sono reso conto di un abbassamento, di un allentamento delle sinergie tra Ronaldo e Higuaín, che forse si sono un po' riacceso. Accese nel secondo tempo e lì probabilmente ci sono stati gli errori di Ronaldo, mentre Bernardeschi 81% di precisione dei passaggi in quella zona calda è poco, perché devi essere più preciso ed essere più determinante. Intanto vi mostro la heat map di Bernardeschi, sempre di WhoScored, che comunque mostra che i suoi 71 tocchi di palla, che sono un ottimo numero, sono stati comunque realizzati, collezionati in una zona appunto calda di campo, cioè il posizionamento di Bernardeschi è stato veramente ottimale, come potete vedere, ha agito su tutta la tre quarti. Il problema è che ha sbagliato troppo, ha sbagliato spesso la scelta, forse ha fatto anche troppi tocchi di palla perché lui con Rabiot, soprattutto nel primo tempo, sono stati coloro i quali hanno fatto troppi tocchi e poco gioco di prima. Comunque, non una prestazione da buttare, secondo me, quella di Bernardeschi. Passando a Pjanic, menzione a parte per Cuadrado, che è stato il giocatore che ha fatto più tocchi di palla, 93. Quindi si è abbassata significativamente la soglia di Pjanic in una partita complicata, in una partita nella quale ha detto Sarri a Pjanic è stato richiesto di spostarsi in orizzontale nel momento in cui i due interni di centrocampo andavano a mettersi nella posizione di Pjanic, quindi a turno Rabiot e Khedira, perché Pjanic doveva aprire determinati spazi. Questo forse ha pesato sul numero di palloni toccati da Pjanic, che comunque ne ha toccati 83 e ha fatto 73 passaggi. Tasso, passaggi, tocchi, 88%. Si è abbassato, vi ricordate, abbiamo parlato del 91%. Pjanic fa il 91% di passaggi sui suoi tocchi di palla, quindi gioca quasi sempre di prima. Siamo un po' scesi, 88%, ma non, assolutamente non male, se teniamo conto tra l'altro che il 38% dei passaggi di Pjanic, fonte WhoScored, è stato rappresentato da passaggi verso il terzo offensivo, cioè un totale di 28 passaggi su 73. E vediamoli allora i passaggi effettuati da tutta la Juventus verso il terzo offensivo, e qui veramente c'è qualcosa di meraviglioso. Cioè rendiamoci conto, questi sono i cerchietti arancioni che vedete, ovviamente la linea d'attacco della Juventus è verso destra, sono i punti di partenza dei passaggi destinati al terzo offensivo, a zone di campo contenute nel terzo offensivo. Cioè, questi punti di partenza sono tutti, quasi tutti, nella metà campo avversaria e la stragrande maggioranza sulla tre quarti. Questo significa che noi per fare gioco offensivo non facciamo lanci, non siamo costretti da una pressione avversaria a dover fare un disimpegno, ma andiamo a costruire nella zona calda, stiamo lì con i piedi piantati sulla tre quarti nel terzo offensivo a passarci il pallone. Questo è un dato fenomenale, ripeto, 226 passaggi offensivi su 606 totali. Chiudiamo questa analisi giorno dopo, parole di Sarri, campo, statistiche, con gli XG che ci dicono che la Juventus ha ampiamente meritato di vincere. Fonte Understat, vi mostro il grafico con gli XG 1,86 per la Juventus, quindi la Juve ha costruito gioco per segnare praticamente i due gol che ha segnato.
0-96 per il Bologna, dove però pesano tantissimo, pesa tantissimo il colpo di testa di Santander, che vale molto, vale mi sembra 0-50, quindi praticamente le occasioni da gol del Bologna, la costruzione offensiva del Bologna, compreso il gol che vale poco, vale uno 0,1 in termini di XG, grosso modo perché è stata anche una giocata estemporanea, è stato, diciamo, il numero che ha accumulato di XG il Bologna è stato condizionato in positivo da questo colpo di testa di Santander. Tolto quello è stato veramente poca cosa, quindi quasi quasi il Bologna non ha neanche tanto costruito per meritare di segnare, per arrivare a segnare. Tra l'altro, colpo di testa di Santander che sarebbe stato fuorigioco, infatti viene conteggiato negli XG perché il fuorigioco non è stato materialmente fischiato. Higuaín ha collezionato da solo 0,97 XG, dato negativo perché non ha segnato, cioè Higuaín da solo ha meritato di segnare un gol ma non ha segnato, significa che ha fatto troppi errori Higuaín, ma in una partita veramente formidabile. Chiudendo, vi mostro anche l'andamento degli XG nel corso della partita. Come potete vedere, a fine primo tempo, grosso modo, il punteggio di parità ci poteva stare. L'1-1 a fine primo tempo ci poteva stare, anche se la Juventus ha chiaramente prodotto di più. Ma poi nel secondo tempo non c'è stato proprio, non c'è stata partita, non c'è nulla da dire. Nel secondo tempo la Juventus ha ampiamente strameritato di segnare il secondo ed anche il terzo gol, che sarebbe stato, secondo me, giustissimo. Questo è tutto quello che ho da dirvi in pillole, senza esagerare, perché comunque domenica su questo Juventus Bologna 2-1, dati alla mano e avendo ascoltato con delizia le parole di Sarri, se non le avete ascoltate potete leggerle in versione integrale sul mio sito avsin.video, come ho trascritto la dove ho trascritto la conferenza stampa. Fateci un salto, dateci un'occhiata, sono assolutamente da leggere le parole di Sarri perché ha fatto delle dichiarazioni, come ho già commentato in questo video, veramente significative. Vi ringrazio per aver guardato, quindi per la vostra attenzione. Mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da ricevere le notifiche su tutti i prossimi video se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!